prima intervista del 2009 per Enjoy Television, in esclusiva per la prima volta, Gigi D'Agostino. Stiamo andando nel suo camerino, sempre che mi facciano entrare. Andiamo. Il primo DJ su Enjoy Television del 2009, per la prima volta in assoluto, Gigi D'Agostino, benvenuto. Salve. Buon anno intanto. Auguri. Allora Gigi, hai suonato per 6 ore, sono le 3 del mattino, stai suonando dalle 9 del 31 dicembre, un set di 6 ore, com'è andata? È andata 6 ore. Dura? Nel senso che intenso, molto intenso, sì. No, dura, no, è... mi piace, quindi è il mio lavoro. Fare un set di 6 ore, quindi un set lungo, oppure i tuoi i set normali come tutti i DJ, un paio d'ore, oppure in 6 ore hai tempo di regalare un po' tutto il tuo repertorio e magari... Sicuramente no, ma c'è un discorso di costruzione, cioè non è un discorso di quante ore, ma secondo me sta tutto nel cominciare, perché costruisci la serata e quindi non solo puoi suonare tante cose, costruisci una storia, la porti avanti te e... non ho detto niente di... no, cioè nel senso che è una roba che dentro di me è semplice, poi spiegarla è un po' più incasinata. Senti, parliamo della tua musica. Sì. Io ho ascoltato il tuo DJ set dall'inizio alla fine. Sì, tutto. Tutto. Però non sono riuscita a classificarlo con nessun DJ set che ho sentito finora. Cioè, la tua musica come si può definire? Ma guarda, io credo che... Allora, io mi faccio trascinare dal fascino, quindi il fascino non ha un ambito, un genere, no? Quindi può essere un brano anche rock, volendo, affascinante, piuttosto che funky o house. Allora cosa faccio? Un po', come dire, costruisco un po' al mio verbo, tanti brani me li faccio io, anche dei remix me li faccio io, dei brani anche pop o che arrivano dalla dance, dagli anni 70, cioè hanno una provenienza, diciamo, a 360. E li porto, come dire, in questo sentiero mio. Però non è un genere, è un racconto mio, no? Che quindi può avere delle sfumature techno, piuttosto che... Adesso dico house, sembra che no, però le sonorità le tocco un po' tutte. Ho sentito dei sample dei Pearl Jam, per poi passare a David Guetta, per poi passare a Battisti. È tutto. Vabbè, ma io amo tutto, cioè arrivo dalla una cultura sia elettronica che folk, perché mio padre suonava la fisarmonica e quindi c'è un miscuglio di funky, folk, musica elettronica, tutto, afro, cioè mi sono portato dietro tutto e quindi in queste ore passa, diciamo, un po' tutto questo mio bagaglio, no? Questa mia cultura che mi sono fatto negli anni. Senti, parliamo di altro mondo. L'altro mondo è per te una location storica ed importante. Cosa, no, avere un locale come l'altro mondo qui in Riviera, quanto è stato importante per te, per la tua carriera, e quanto lo è ancora? Ma è importante intanto per dove è situato, perché ci sono delle località che hanno una magia, cioè non si sa perché, non si sa quando sono nate e perché sono nate, ma ci sono delle location, vabbè, vedi Ibiza, vedi Riccione, vedi tanti altri posti nel mondo dove succedono delle cose particolari, uno dice ma perché lì? Quindi intanto è importante questo posto, cioè questa località, perché ha questa magia. Questo locale ha anche una sua magia e quindi sicuramente
si sono incontrati, c'è stata un'alchimia particolare, quindi è come se ci fossimo incontrati, da lì poi sono nate un sacco di cose, no? Sicuramente è stato molto importante per me, spero anche per il locale, però ovviamente posso parlare solo per quello che ho ricevuto. Io ho ricevuto tantissimo da questo posto. Senti, estate 2009, quindi ci sarà ancora altro mondo, Gigi D'Agostino? Penso di sì, se non mi cacciano, sì. Auguri, buon inizio! Perché lo scattare della mezzanotte, Imagine John Lennon? Te lo spiego io? No, perché penso che, insomma, vabbè, io ho un, come dire, sono molto affascinato da tutto l'operato di John Lennon, non solo dalle canzoni, e quindi più volte, cioè ogni volta che c'è la possibilità, ecco, forse è più giusto così, sia in radio che nelle mie serate, cerco di tramandare quello che io ho ricevuto da questo artista. Credo che quella canzone rappresenti tante cose, non solo le parole che dice, c'è tutta una storia dietro, c'è tanto dietro secondo me, quindi vuol dire quello, cioè non solo la traduzione del testo, ma vuol dire quello che ha rappresentato per me, solo che un po' se dovrei raccontarti tutto quello... È importante, sì, penso che ai giovani debba arrivare qualcosa di John Lennon, questo lo penso io. Italiano, posso definirti un po' particolare, nel senso, ti spiego subito, non è facile trovarti alle magari a delle convention musicali come può essere l'Amsterdam Dance Event oppure una Miami piuttosto che un DJ Clinic, non ti troviamo. È difficile intervistarti perché non ti fa intervistare tanto spesso. Non sono a mio agio, anche adesso sono molto agitato. Beh, no, è questo. Infatti anche nelle risposte non riesco a essere naturale, è solo questo il motivo, cioè a me piace comunicare attraverso la musica, poi il resto lo faccio, ma non per sbruffonaggine, non so come dirti, mi agita proprio, sì, è una cosa proprio, lui cioè, mi sta guarda me, non guardare lui, me lo sento lì, no vabbè, è l'unico motivo per cui mi sono sempre chiuso nella mia tana, nel mio studio e... Mi piace quello, cioè la composizione e poi questo incontro col pubblico attraverso la musica. Il resto non te ne frega niente. Detto così sembra un po'... Non mi sento a mio agio. Però sai che... Quando una persona magari è timida oppure non ha un buon rapporto con la telecamera per il suo carattere... A volte viene preso come dici tu, non viene capito, viene preso come dire, ah, vedi che vuol fare la superstar. Esattamente, ma mi succede anche con alcune persone. C'è una parte di pubblico che non ha avuto magari la possibilità di conoscermi, ma perché magari non c'è la possibilità, e vede questo mio atteggiamento un po' come uno, come dire, un po' altezzoso, no? Invece io c'ho anche gli occhiali, c'ho proprio un'insicurezza pazzesca. Maschera, l'occhiale. Sì, allora suonare per me, fammi suonare 100 ore di fila, per me non è un problema. Sto lì, il buio soprattutto, tendo sempre a tenere il buio, è una cosa sicuramente insicurezza, diciamo, non so altro spiegazione. No, non facciamo la seduta psicologica di Gigi D'Agostino. Ma penso che non riguardi solo me, poi magari qualcuno è un po' più sfacciato, un po' vince questa cosa e quindi non ha problemi. Ultimissima domanda ma obbligatoria, progetti 2009, produzioni 2009. Ah, guarda, no, è che io non lo so, io sono sono indipendente e quindi io quando c'è l'attimo che c'è qualcosa nell'aria, dei brani che mi iniziano a piacere, a tal punto, allora io faccio molta musica solo e esclusivamente per le serate, poi ogni tanto scelgo dei brani e li pubblico anche, però non è una cosa che io studio a tavolino e poi pubblico, mi sveglio la mattina, decido che voglio pubblicare qualcosa, lo faccio,
quindi non lo so, adesso no, sicuramente sì, però adesso non so quando. Faccio questo, cioè non è che. Quindi prima o poi. Ciao. Buon anno, buon inizio! Io altro. Buone storie! Fate i bravi, Cominciare. Non bevete troppo, andate piano! Braccia conserte! Ci sentiamo! In radio, se volete, tutti i giorni! E per strada se ci incontriamo. Grazie! Ringraziamo Gigi D'Agostino, spero di rivederti presto su Enjoy Television. Ah, è gratis. È gratis. Spero di rivederti presto su Enjoy Television. Sì, sarà bellissimo. Sì, sì, mi metto magari la tuta da palombaro. Che mi se... No, basta che io sono al sicuro, poi non ho problemi. Grazie, grazie e ciao, è stato bellissimo. Spero di rincontrarvi molto presto. Ciao, ciao, ciao.